Questo video è una specie di, come si dice, bolle. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su LP Project. Questo video sarà una specie di aggiornamento per quanto riguarda questo canale. Io fino adesso ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito. Purtroppo, come sapete, YouTube è saturo di ormai ragazzi che fanno video. Io spero di distinguermi e spero che voi continuate a seguirmi e dare un senso a tutto questo. Che un senso non ce l'ha, no, scherzo, e dare importanza a tutto questo. Io lo faccio per voi, lo faccio per me, perché è una passione quella di fare video, foto, quindi spero di crescere con voi e, perché no, condividere insieme quello che sono le mie passioni, oppure anche le vostre. Adesso io sto registrando questo video, ma lo vedrete poi tra un bel po', perché ho altri video in coda. Voglio solo spiegarvi un po' la situazione attuale per quanto riguarda il canale. Da un po' di tempo ho iniziato a frequentare dei corsi serali che frequento subito dopo il lavoro, quindi esco da lavorare e vado subito al corso, quindi è molto molto stressante per quanto riguarda lo stare tutte quelle ore fuori casa, dalle 8 del mattino fino alle 11, 11 e mezza di sera, quindi pensate voi com'è la mia situazione attuale. Però sto cercando di stare dietro anche al canale, quindi uscirà sempre, spero, almeno un video a settimana. Come appuntamento io ho scelto la domenica alle 13, quindi non mancate nei prossimi appuntamenti. Sul mio canale Telegram o sul mio Instagram, tutte le volte che esce un video ci sarà una foto o una storia o qualcosa del genere che vi dirà che il video appunto è appena uscito. Quindi spero che in tutto questo mi riuscite a capire e a continuare a supportarmi. Ditemi anche se questo tipo di inquadratura vi piace, un po' diciamo inside the home, quindi un po' diversa. Come vedete adesso io guardo nel piccolo schermetto del cellulare, però come vedete ci sono le mie coppe, ne ho quattro, eccole. Poi là sopra adesso metto il focus dietro così vedete un po' meglio, ok? Qui ci sono le coppe e sopra c'è una foto che ho fatto io, che ho incorniciato con una cornice dell'IKEA. Poi subito qua c'è una specie di tipo tabellone con scritto LP Project YouTube, molto carino, anche se metto il focus su di me poi va a bruciare. Però vabbè, mi piace come cosa. Continuando con gli aggiornamenti del canale, io spero sempre di rimanere sull'argomento auto, moto e tecnologia, perché sono le cose che mi interessano di più. Anzi, se siete interessati a fare una collaborazione, per quanto sia possibile in termini di tempo e distanza, io ci sono, potete contattare l'email che trovate qua sotto in descrizione. Spero che tutto questo continui e che riesco a starci dietro. Se mancherò l'appuntamento settimanale, sappiate che comunque non voglio perdermi. Non lo faccio per monetizzare, non lo faccio, se vedete i miei video per ora non sono monetizzati, quindi io non guadagno assolutissimamente niente, pur mettendoci qualità e impegno. Lo faccio soprattutto per passione. Poi se un giorno diventerà qualcosa di più lo sapremo solo vivendo, ma non è quello il mio scopo. Il mio scopo è usare YouTube per condividere i miei video, per raccontare la mia storia, per un giorno, magari quando sarò più grande, avrò magari dei figli, che ne so, potrò guardare le mie playlist YouTube e vedere guarda cosa facevo da ragazzo. Questo è quello che io penso di YouTube. Niente, io direi che con questo breve video di aggiornamento del canale è tutto. Vi invito a farmi sapere con dei commenti cosa vorreste vedere di più, dei motovlog, dei test drive di auto, dei test drive di moto, e io cercherò nel mio piccolo di fare qualcosa di grande. Per questo video è tutto, vi invito a seguirmi sul mio Instagram, che sono molto più attivo. Una o due foto al giorno sicuramente le trovate. Il mio Facebook non uso tanto, però se volete seguirmi lì potete farlo. E anche su Telegram. Su Telegram tutte le volte che uscirà un video ci sarà la notifica, quindi non ve ne scapperà neanche uno. Tutti i link ovviamente li trovate qua sotto in descrizione. Al prossimo video
e alla prossima chiacchierata. Mi raccomando, sintonizzati prossima domenica alle 13 con un nuovo video. Alla prossima, ciao ragazzi!